Sette giocatrici positive al coronavirus dopo il doppio giro di tamponi rapidi prepartita, anche il Vicenza Basket al femminile si trova a fare i conti con un focolaio in spogliatoio. Sotto canestro svetta l'epidemia che blocca allenamenti e match di campionato di uno storico club iberico della Palla Spicchi. Nonostante i protocolli anti-Covid applicati in maniera rigorosa, i controlli preventivi settimanali tramite tampone e la voglia di scendere sul parquet. Tutte le persone contagiate emerse dopo un primo caso alla vigilia dell'incontro tra S Vicenza Basket femminile e Ponzano sarebbero atlete della prima squadra di Serie A, ben oltre il quintetto titolare, riducendo all'osso l'organico disponibile, costringendo quindi i due team a concordare il rinvio del derby Veneto. Un rinvio quasi last minute deciso nel primo pomeriggio di sabato alla vigilia del match in calendario domenica 7 marzo alle 18 al Palagoldoni di Vicenza. Nel corso del fine settimana, da un caso isolato, si è iniziato a parlare di focolaio con la corsa prima al tampone rapido, poi, come da protocollo, alla conferma attraverso la verifica con quello molecolare. Atlete semiprofessioniste, giovani dal fisico allenato, quelle condotte dal coach Sinigaglia, che dovrebbero superare eventuali sintomi di malattia senza incorrere in gravi problemi di salute, a cui andranno in seguito ad aggiungere i test a fine quarantena e le visite mediche per il ripristino della necessaria idoneità sportiva.